le immagini dalla passerella Blu Marine e andiamo sulla passerella di Federico Sangalli, un nuovo giovane talento della moda. E qui vediamo danzare sul finale di una sua sfilata una regina della danza quale Luciana Savignano. Certo che nel mondo della moda oggi, ad esempio, per quanto riguarda le calzature, vanno molto i tacchi a spillo. Si può camminare, e anzi tutte possono camminare in punta di tacco, ma non tutte possono camminare e soprattutto ballare sulle punte come fa una regina della danza quale Luciana Savignano. Io quando ho ballato il tango per la prima volta, quando mi hanno presentato questo facsimile, ho detto: ma voi siete pazzi, come faccio dalla punta ad andare qui sopra? Bene, mi è piaciuto talmente tanto che mi sono così divertita. Abbiamo fatto, non so, un centinaio di repliche di questo spettacolo sul tango. Chissà quante scarpette avrai nel tuo guardaroba, te le sei tenute nel tempo, le hai conservate? Allora, ho tenuto solo quelle alle quali sono particolarissimamente affezionata. Un paio nere del mandarino meraviglioso, un paio rosa con sopra una rosa di Leda e il cigno, e un paio del Lago dei Cigni. Basta, altrimenti avrei dovuto prendere in affitto una casa. Altrimenti avresti dovuto chiedere ospitalità al nostro caro amico Camillo Di Pompo, che ci ospita anche oggi in questo suo splendido centro moda, appunto, che si chiama Play for Dance, insomma. Certo, io con Camillo ho un rapporto molto bello, perché non so se lui si ricorda, ma spero di sì, mi auguro. Abbiamo fatto un Lago dei Cigni dove io avevo un ruolo e lui faceva un ruolo importantissimo, il buffone, e lo faceva benissimo, quindi ho un rapporto molto, molto tenero e molto bello con lui, e devo dire che mi ha fatto un piacere immenso vedere un posto così bello, così giusto, con delle cose così eleganti, con un gusto particolarissimo. Certo che tu hai sempre avuto una grandissima personalità e hai sempre avuto un grandissimo pubblico, e a questo tuo grandissimo pubblico puoi dare anche un appuntamento, vero, prossimo? Riballo a Milano, e devo dire che mi fa un piacere immenso, perché Milano è la mia città. Il 17, 18, 19 dicembre farò uno spettacolo al Franco Parenti con la coreografia di Susanna Beltrami e con Matteo Bittante, un mio partner abituale di quest'ultimo periodo. Chiamato in causa, ecco il padrone di casa, Camillo Di Pompo. Hai voluto appunto creare questo centro per il balletto, la moda, la boutique per il balletto, che si chiama Play for Dance. Ho iniziato a produrre alcuni capi per la danza, proprio per gioco, dopodiché è diventata una passione e mi è venuto in mente appunto di rinnovare, diciamo, un po' ciò che era l'abbigliamento classico per la danza, quindi anche proponendo cose nuove. E pian piano, passo dopo passo, collaborando anche con grosse aziende, ho creato, diciamo, una mia linea. E devo dire che è molto bella questa collezione Play for Dance, che so che tu distribuisci naturalmente anche ad altri negozi. E poi è bello proprio questo tuo showroom in via Campo Lodigiano, che è strettamente vicino, proprio quasi a fianco dell'Accademia di Ballo del Teatro alla Scala, e poi con il tuo negozio sempre in via Molino delle Armi. Ritrovarmi qua in Campo Lodigiano è come tornare all'origine, perché praticamente sono nato dalla scuola di ballo del Teatro La Scala, e poi dopo un iter, sempre una carriera fatta in teatro, ritorno nello stesso luogo.